Le elezioni in Grecia hanno visto il successo di Syriza, il partito cosiddetto della sinistra radicale greca, che arriva a un soffio dalla maggioranza assoluta, 149 seggi su un totale di 151. In realtà Syriza non è necessariamente un partito di sinistra radicale, è un partito a diverse anime, ci sono partiti anche a sinistra di Syriza. Più in generale il voto greco comunque è un voto che premia partiti ai margini, diciamo, dell'area moderata e quindi partiti con proposte abbastanza nuove e incisive, e da questo punto di vista viene da tutti visto come un segnale di una rivolta contro le decisioni che l'Europa ha imposto alla Grecia, il programma di aggiustamento di questi ultimi anni. Quanto è realistico una svolta in Grecia e che cosa potrebbe succedere? Che contagio possiamo aspettarci da questo scenario verso gli altri paesi europei? Tsipras, il leader di Syriza, ieri sera, dopo il successo elettorale, ha dichiarato che la troica è finita in Grecia. In realtà questa è un'opinione, i fatti purtroppo sono ben diversi. I fatti dicono che dalle banche greche sono uscite nell'ultimo mese prelievi per quasi 20 miliardi di euro, quindi circa il 15% del totale dei depositi, e questo vuol dire che sostanzialmente le banche greche oggi sopravvivono solo grazie ai fondi di emergenza messi a disposizione della Banca Centrale Greca attraverso la Banca Centrale Europea. Proprio in ragione dell'appuntamento elettorale, del fatto che c'era la possibilità che i partiti che avessero vinto le elezioni avrebbero messo in discussione gli accordi tra Grecia e il resto dell'Unione Europea, questa liquidità, questa emergency liquidity assistance, come si dice, è a disposizione della Grecia solo fino al 4 febbraio. Dopo il 4 febbraio, evidentemente, questa liquidità dovrà essere di nuovo rimessa in discussione. Quindi sostanzialmente l'elezione greca ha, dal mio punto di vista, dato una nuova mano di carte a questo tavolo di poker, che è quello del negoziato tra il governo greco e la Troica europea, quindi le istituzioni europee. Evidentemente il governo greco attuale, Syriza, Tsipras, ha avuto una buona mano di carte. Però a quel tavolo bisognerà tornare a sedersi, nell'interesse non solo dell'Europa, ma soprattutto nell'interesse dei cittadini greci che da un default tecnico del loro sistema bancario innanzitutto non avrebbero se non che da perderci. Quindi l'auspicio è che i toni da campagna elettorale vengano presto messi da parte, ci si apra al realismo dei mercati finanziari e da un lato l'Europa riceva questo segnale politico, quindi accolga il piano, le richieste della Grecia di maggiore flessibilità, ma che il governo greco ovviamente non mette in discussione gli accordi presi.